Non so che intro fare, faccio sempre intro stupide. Devo fottere la intro a uno youtuber, mi sono finiti però. Tarak ovviamente perché le mappe scarseggiano. Come ha fatto quello di ieri a dire che era la sua mappa preferita? Non lo so. Zcimbras a tutti ragazzi, qui Blur. Ecco, l'ho trovato lo YouTube. Oggi siamo tornati su Modern Warfare 2. Uno, perché voglio dirvi la mia su questo COD. E due, perché volevo far vedere l'oro che ho fatto per il cecchino. Ecco, a proposito di oro che faccio per le armi, sbloccare l'oro è diventata una stronzata. Ora ragazzi, per fare questa oro io ci ho messo tipo 3 ore. Voi direte, vabbè, 3 ore, ok, è un bel pezzo. Dico solamente che io per fare un'arma oro su Modern Warfare 2019 ci ho messo una settimana. Poi vabbè, nei videogiochi io sono la pippa, però è giusto per farvi capire quanto ci metto qua contro quanto ci mettevo su Modern Warfare 2019. Non è una cosa sbagliata, però mi fa proprio strano pensare che loro per il cecchino, io il cecchino, un'arma con cui sono anche qui la pippa, sono riuscita a farla oro. Ora, la oro di questo COD non è proprio il massimo, mi ricorda quella di Black Ops 1, ma non è neanche così tanto brutta. Alla fine, quando ti ci specchi e vedi le goccioline di sudore sull'arma, capisci che effettivamente non ne è valsa la pena. Mentre per quanto riguarda questo Call of Duty, e qua voglio sapere anche la vostra nei commenti, devo dire, raga, mi sta piacendo. Ora, sicuramente alcune persone si sono lamentate di molte cose su questo nuovo COD, come per esempio alcune mappe, vabbè, ma quello succede sempre. Oppure sul fatto che COD sia cambiato e che non è più il COD di una volta. Ah, eri meglio prima. Tanto non ho nessuna kill, il primo che becco mi fa fuori. Ieri mi sono andato a vedere un qualcosa dei COD vecchi che provavano a rifare qua, per esempio i Trickshot. Pensavo che su questo Call of Duty fossero la stronzata, e invece... Dai! Ok. Ok, pensavo che su questo COD fossero la stronzata, e invece in realtà sono abbastanza friendly i Trickshot. Ora, sul video che ho visto io, lui utilizzava non un cecchino ma un fucile tattico, come si faceva col CAR su MW2019. Ora, ovviamente non posso fare di sicuro i Trickshot perché sto da mouse e tastiera, risulterebbe un pochettino complicato. E quindi, a parte il trick shooting che mi è sembrato valido per questo COD, devo dire che, regà, sarò scemo io, ma sto COD mi sta piacendo un sacco. Molto di più di Cold War. Cold War non mi dispiaceva, però, cioè, ammettiamolo, ragazzi, era una merda. A parte che già io sono una pippa di mio, e fare le oro su Cold War diventava impossibile. L'oro anche di Cold War faceva abbastanza cagare, assomigliava appunto a questa qua che adesso io. Quindi, però, a differenza di Cold War, questo qua mi sta piacendo. Da quando sono passato a PC ho comprato tipo 4 COD, o 5 anche se vogliamo contare Black Ops 3. No, in realtà 4 perché Warzone non si paga. E ragazzi, a parte vabbè Warzone che ha avuto i suoi problemi, vabbè, non ne parliamo neanche più, Warzone è un gioco rotto, è un gioco abbandonato a se stesso, un po' come tutti i COD vecchi. A parte Warzone, che era un piccolo dettaglio da trascurare, a me Cold War e Modern Warfare 2019, oh raga, a me sono piaciuti e mi sta piacendo pure sto COD, però a me... Che gioco di me. Personalmente adesso sta piacendo. Ora, se voi l'avete scaricato, installato, comprato, fatemi sapere anche la vostra nei commenti. E vedrò anche se riesco a fare anche altre armi oro, perché è veramente una stronzata farle oro qua, eh. Se ci riesco io, tranquilli che ce la può fare chiunque. Ora prendo Charlie e mi vengono ad inculare in 26. Un'altra cosa, ragazzi, Tarak, questa mappa deve essere disintegrata. Veramente è la mappa più brutta che io abbia mai visto su Call of Duty. Porca puttana. Mi sono preso un infarto. Tara, questa mappa la devono proprio levare dal cazzo. Sta sui coglioni a tutti. Non so come fate a dirvi che vi piace, però è veramente brutta sta mappa. Le streak anche hanno un concept interessante. Cioè, si vede proprio che è migliorato il COD in generale. Ora, ovviamente, se volete fare i nostalgici e dire non è come Modern Warfare 2 vecchio, vabbè, ovvio che non è come i vecchi Modern Warfare. Bisogna vederlo da due punti di vista, ovvero il punto di vista del Coddaro, colui che ha giocato a COD, quindi il Coddaro, andate a cercarlo su Wikipedia. E invece una persona che apre questo Call of Duty lo compra solamente perché gli piace questo Call of Duty, non perché ha giocato ad altri COD. Molti hanno iniziato a giocare a Warzone perché è gratis e perché volevano semplicemente un Battle Royale che rispecchiasse quello che andavano cercando e effettivamente l'hanno trovato. Stiamo parlando qua di un gioco anche a pagamento, stiamo parlando di Modern Warfare 2, quindi se non sai la storia non sai quello che hai intorno e va bene così per le persone che non hanno giocato a Call of Duty. Secondo me, per chi non ha mai visto la saga e chi prende per primo questo gioco per la prima volta, è un gioco che va abbastanza bene. Come Call of Duty, ragazzi, non c'è proprio paragone, ricordo, a quelli vecchi. Ora, non mi ricordo quale Call of Duty è venuto prima di Modern Warfare 2019, però sono sicuro che era ben diverso da poi quello che è stato Modern Warfare 2019. C'è da mettersi in testa che il Call of Duty come lo conosciamo noi non esiste più. Se volete rigiocare quei Call of Duty, vi comprate Modern Warfare 2 vecchio e non cagate il cazzo all'Activision. Sicuramente
ci sono tanti bug che ci stavano anche nella beta e che non sono stati sistemati. Sicuramente ci sono tanti bug anche nel gioco finito che non hanno sistemato ancora. Sicuramente ci sono tante mappe che dovrebbero mettere, perché non possiamo giocare a 5 mappe. Però a parte rimettere le mappe vecchie, cosa volete di del vecchio COD? Non si può rimettere più niente ormai. Volete fare lo sniping? Volete fare i trick shot? Va bene, volete Rust? Va bene, però non sarà come quando giocavate a Modern Warfare 3 o a Modern Warfare 2. Non dico che questa cosa mi dispiace, né tantomeno, oh mio Dio, lo amo. Anche io apprezzavo i vecchi COD, giocavo ai vecchi COD e mi mancano i vecchi COD. Però c'è anche da dire che bisogna un po' abbracciare questo nuovo aggiornamento. Cos'è sta arma? Ma tutti la usano questa, non so che cosa ci trovano di bello che fa cagare, mira, in 3 anni e mezzo. Poi ditemi anche voi che cosa ne pensate nei commenti. Ora questa lobby la stiamo detonando. Ho solo 9 kill però perché mi sono concentrato a parlare. Adesso 10. Vediamo di finirla e poi ci salutiamo. Comunque raga, ho caricato anche il video di quel cecchino buggato sul secondo canale. E anche quello è un bug da sistemare. Cioè anche vorrei che non lo sistemassero mai perché è bellissimo. Però è pur sempre un bug. E poi non ho ancora provato alcune modalità. Non ho provato molte modalità in realtà. Come per esempio gioco delle armi, o non ci sta o non l'ho provato, non so neanche se ci sta. Per ora ho provato solamente free for all, deathmatch a squadre, cattura la bandiera, quartier generale, per esempio la modalità nuova non l'ho neanche toccata. Affa. Però col tempo si scoprirà tutto. Anche questa nuova meccanica di dover utilizzare armi per sbloccare altre armi magari rende il lavoro da sbloccare più complicata da fare, e secondo me va bene così. Ah, lo sta qua dietro. Ok, che è fatta di plastica questa ora. Vediamo di fare anche qualche kill con l'arma. Muori. Aiuto, eccolo. Ok. Porca puttana, manca un punto, perfetto. Non so quante morti ho fatto. Morti 8, 15-8, beh, poteva andare peggio. Mentre ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, datemi una bella menata. Se volete condividete il video e come al solito ci rivediamo ad un prossimo video. Bene.